Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello, Shayla Gatta si è lasciata andare ad una rivelazione del tutto inaspettata riguardante il suo rapporto con Javier Martinet che ha spiazzato tutti facendoli rimanere increduli e senza parole. Tutto è iniziato nel momento in cui l'ex velina di Striscia la Notizia, a rischio eliminazione, è stata chiamata da Alfonso Signorini in Mystery Room insieme al pallavolista argentino per dirsi quello che ancora non si erano detti prima della sua presunta uscita dalla casa più spiata d'Italia. Javier ha ribadito di stare bene con lei e di aver provato e di provare forti emozioni nei suoi confronti. Shayla, invece, alla domanda del conduttore se lo aspetterebbe fuori, ha lasciato tutti letteralmente senza parole, rispondendo di no. Grande Fratello, la rivelazione di Shayla spiazza tutti. Subito dopo la puntata e la finta eliminazione della ballerina, lei e Lorenzo Spolverato andranno per una settimana nella casa del Gran Hermano, versione spagnola del GF. Alcune GFine si sono ritrovate a commentare la sua risposta e il suo comportamento nei confronti di Javier Martinet. Le prime a lasciarsi andare ad alcune considerazioni sono state le Nonela Rai. Parlando con il ragazzo, Pamela Petrarolo ha detto: "Non cancello il bene che le voglio, ma lei ha proprio sbagliato. In questo caso ha fatto un grosso errore. Ed è proprio vero che più sei bravo e più ti prendi i calci in faccia. E poi non è stata sincera con noi. Ci diceva che non c'era stato nulla di fisico." Anche Eleonora Cecere si è trovata d'accordo con le parole dell'amica. Doveva smetterla subito, non era giusto nei tuoi confronti. Non è carino per te, sa benissimo che tu provavi qualcosa. Questa è crudeltà. Se era confusa non doveva sbilanciarsi così tanto con te, sapeva benissimo che è ripreso. Non si finisce mai di conoscere le persone. Ma guarda veramente. Le considerazioni di Jessica e Amanda, durante la notte, anche altre GFine sono tornate sull'argomento e hanno commentato la reazione dell'ex velina di Striscia la Notizia. Jessica Morlacchi, rivolgendosi al pallavolista argentino, si è scusata per averlo spronato a buttarsi e a sbilanciarsi nei confronti di Shayla, invitandolo ora, alla luce dei fatti, a fare un passo indietro, fermo proprio, fermati con lei, molla. Ti chiedo scusa, ti chiedo proprio scusa se ti ho portato a pensare che ci fosse qualcosa. Scusami se ho visto cose che non c'erano. Io sono una sognatrice e non capisco nulla, ci sono cascata come te. Lascia perdere, ma lascia proprio perdere. Sono rimasta di ghiaccio. Sta fuori. Io mi so alzata e so andata fuori a fumare. Io sono sconvolta, non ho parole. E fidatevi che per lasciarmi senza parole ce ne vuole. Lei allora è una furba, ha mentito a tutti. Anche Amanda Lecciso si è trovata d'accordo con le parole della coinquilina, precisando che Shayla le aveva raccontato che non c'era stato nulla di fisico. L'ultimo a prendere parola è stato Luca Calvani. Ha fatto una cosa brutta, mi dispiace che sia successa a te perché non te lo meriti proprio. Ma poi se non sei convinta non ti avvicini in quella maniera a un ragazzo innamorato.